Il primo tempo è stato un po' noioso, ritmi lenti, però poi nel secondo tempo ci siamo un po' ripresi. Abbiamo trovato la quadra finalmente, speriamo Grassadonia che riesca a portare questa squadra dove merita. La cura Grassadonia funziona? Speriamo, per adesso sta andando bene, ancora, vedremo. Ancora non è iniziata forse. Siete cauti? Ancora sì, forse Catanzaro. Abbiamo superato il turno, abbiamo giocato discretamente e non abbiamo rubato niente. Quindi ancora ci vuole tempo perché con il nuovo metodo di gioco ci vuole un po' di tempo, però sono fiducioso. Il 3-5-2 funziona? Sì, per me mi sembra di sì, quindi non c'è problema. Non fare parlare male della società, quelli devi fare così, via, perché non capiscono di pallone e neanche di azienda come si conduce il calcio. Ci vogliono soldi, soldi, soldi. Ciao bello, saluta a tutti, salute Genova. La seconda vittoria consecutiva. Sì, meritata. Diciamo che tutte le due squadre oggi non hanno dato spettacolo. Brillato. Diciamo. Proprio una cosa, diciamo, sufficiente tanto per non essere penalizzante. Beh, però dico, speriamo che si migliorerà, si cercherà di vedere quali sono i difetti, i pregi da farsi, perché non è possibile continuare. Adesso due partite che la fortuna e la volontà dei ragazzi ci portano a vincere, però l'entusiasmo incomincia a scemare perché si capisce che c'è qualcosa, purtroppo lo devo dire, che non va. Tutto qua. Comunque io sono fiducioso e diciamo forza giallorossa e sempre giallorossa. Grazie. Il turno è stato superato. Sì, fortunatamente. Con merito. I ragazzi hanno dimostrato di essere all'altezza stavolta. Cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto? Soprattutto, sicuramente, anzi il gol di Giannone da calcio d'angolo. Ci ha ricordato Palanca. Erano da anni che non se ne vedevano. Il vento l'ho un po' aiutato. No, vabbè, c'è stato. Può essere. C'è stato il gesto, però l'importante è questo. Però l'ha provata, secondo me. Bella l'idea, allora. Sì, però di negativo non c'è niente. Alla fine. Di negativo la curva, era vuota. Vabbè, l'unica cosa che conta è che il Monopoli anche oggi non bala. Oggi in incognito, ti vediamo col cappello e gli occhiali scuri. Eh sì, c'era una leggera brezza che tra l'altro ha favorito il gol alla Palanca di Giannone. Abbiamo passato comunque due ore piacevoli in compagnia di una squadra che comunque non ha tirato indietro la gamba. La formazione che è stata schierata comprendeva quasi tutti i titolari. Di fronte a un Monopoli in verità piuttosto dimesso, che non è riuscito a concludere verso la nostra rete nemmeno una volta. Un buon allenamento, direi io, che ci lascia ben sperare in vista della partita di Cava, che si preannuncia piuttosto impegnativa. Però tanti ammoniti, specialmente in difesa. Beh, questo appunto certifica quello che ti dicevo, che non hanno tirato la gamba in difesa, però qualche sbavatura in effetti c'è stata e anche questo è da rivedere. Un modulo diverso, un modulo anche che prevede in fase di non possesso 5 uomini schierati in linea, quindi un modulo più prudente, però diciamo se questo è il credo di mister Grassadonia, che può procurare degli effetti positivi per il Catanzaro, ben venga e lo sosterremo in ogni caso. Okay. Cosa ci volete dire, ragazzi? Che è una vittoria che fa morale, ottenuta in maniera ineccepibile, la squadra non ha subito praticamente nulla, quindi bene così, andiamo avanti così, forza Catanzaro. Che cosa ti è piaciuto questa sera? Ma mi sono piaciuti sicuramente il gol di Giannone, è stato da Cineteca. Un gol da Cineteca, quindi diciamo che siamo veramente soddisfatti e speriamo di continuare così, dai. In cosa bisogna migliorare? Ma io penso che bisogna costruire più gioco, la manovra deve essere un po' più fluida, però diciamo che stiamo vivendo comunque un momento particolare, quindi per ora ci dobbiamo accontentare e sperare comunque di crescere sul piano del gioco e che conseguentemente arrivino anche i risultati. Ti è piaciuto il modulo? Sì, il modulo, sì. 3-5-2 è buono, il modulo è andato bene oggi. Si difende in 5? In 5 e poi si attacca con gli esterni. In che reparto bisogna lavorare? No, oggi l'ho vista bene la squadra, la difesa solida,
di più gli esterni, devono puntare di più, devono creare più superiorità numerica. Ti piace la cura Grassadonia? Sì, non c'è male, anche se ancora bisogna migliorare magari in avanti un po', però non c'è male. Da dove vieni? Siciliano.